Un tempo, in una remota regione del monastero di Jaitwan, viveva un giovane di nome Chakshupal. La sua storia iniziò con un destino già scritto nel suo nome, poiché Chakshu significa occhi e Upal indicava la sua cecità. Il suo cuore nutriva un profondo desiderio di vedere il Buddha, il maestro di saggezza e compassione, speranza che lo spinse a intraprendere un viaggio verso il monastero di Gotam. Arrivato al monastero, Chakshupal si rivolse al Buddha con una preghiera sincera, implorando la possibilità di vedere con i suoi occhi il volto del maestro. Con il cuore colmo di compassione, Buddha accettò la richiesta e chiese a un saggio monaco di condurlo all'Hermitage, dove avrebbe trascorso la notte in meditazione. Chakshupal, desideroso di sperimentare il mondo oltre la sua oscurità, si immerse nella meditazione camminata all'esterno della sua stanza nell'eremo. La sua mente, in sintonia con la natura circostante, lo portò in uno stato di profonda contemplazione. Mentre camminava ignaro del suo intorno, alcune formiche incontrarono un destino tragico sotto i suoi piedi. Il mattino seguente, i discepoli del monastero, durante la loro consueta ronda, scoprirono le formiche morte davanti alla stanza di Chakshupal. Intrisi di indignazione, cominciarono a criticarlo, convinti che avesse compiuto un cattivo karma. Imputarono la sua cecità come punizione divina per l'azione apparentemente negativa. Indignati, i discepoli si rivolsero a Buddha, lamentandosi delle presunte azioni di Chakshupal. Buddha, con la sua consueta saggezza, chiese loro se avessero visto personalmente Chakshupal schiacciare le formiche con i loro occhi. Nessuno di loro poteva affermare di averlo fatto, ma le formiche giacevano morte di fronte alla stanza di Chakshupal. Il Buddha, penetrando nella verità oltre l'apparenza, spiegò che Chakshupal era cieco e quindi incapace di vedere le formiche. Chiese ai discepoli se avessero insegnato a Chakshupal a schiacciare le formiche con i loro occhi e quando tutti negarono, dichiarò che Chakshupal non era colpevole di alcun peccato. In questo momento, Buddha decise di raccontare ai suoi discepoli la storia di una vita passata di Chakshupal, aggiungendo dettagli che illuminavano il suo karmico destino. Chakshupal, in quella vita precedente, era un medico esperto nel curare le persone con rimedi a base di erbe. Un giorno, una donna disperata si rivolse a lui, afflitta da una malattia agli occhi che le aveva fatto perdere la vista. Promise a Chakshupal che se l'avesse guarita, sarebbe diventata sua schiava insieme ai suoi figli. Tuttavia, quando i suoi occhi iniziarono a guarire, temendo di dover trascorrere la vita come schiava, mentì dicendo che non miglioravano e aveva bisogno di ulteriori cure. Chakshupal, astuto, capì la menzogna e per punirla le diede un unguento che la rese cieca per il resto della vita. Il Buddha spiegò che la cecità di Chakshupal in questa vita era il risultato del cattivo karma accumulato in quella vita passata. Dopo aver narrato questa intricata storia, Buddha concluse che tutte le tendenze umane nascono dalla mente. Se le azioni sono motivate da intenzioni negative, il dolore ne seguirà. Se sono guidate da intenzioni positive, la felicità sarà la conseguenza. Il Buddha insegnò ai suoi discepoli che, indipendentemente dalle azioni passate, la chiave era la purezza delle intenzioni nel presente. Anche in presenza di errori, una mente pura permette il perdono. Tuttavia, una volta compiuto il karma, il destino è inevitabile, sottolineando l'importanza di agire con attenzione e compassione in ogni momento della vita. Cosa ne pensi di questa storia? Fammelo sapere nei commenti! Ti auguro di vivere in pace per sempre e ti aspetto sempre qui sul canale, Il Segreto del Samadhi. A presto!